Ciao ragazzi, io sono Red e oggi, come avete letto dal titolo, recensiamo il fucile del futuro, ovvero il GNG Banff, ovvero il Cobalt, ovvero quel fucile dove la GNG ha deciso di spendere tutti i soldi che non ha voluto investire nella fascia bassa. Sigla. Prima di partire con la recensione, piccola gag, ringrazio molto questo signorino qui, in cui non metto il nome, per aver consigliato di come fare i video. Ecco come verrebbero i video se ascoltassimo gente come lui. Ok, oggi recensiamo il Banff, replica Cobalt Kinetics della GNG. Andate a cercarvelo, questo è il codice prodotto, trovate tutte le recensioni di chiunque. Compratelo. No, da Microsoft. Per quanto riguarda gli esterni, come potete vedere, questo fucile è veramente, veramente carino e ben curato. Ha uno stile tutto suo e devo dire che funziona, e funziona anche molto bene. Partiamo dal calcio, identico al Cobalt vero, non si può regolare, come vedete, ma è ovviamente tutto fisso, diviso in questo colorino blu, che è il tubo del calcio, e poi dopo tutta la parte invece argentata, che è dove vi andate ad appoggiare il culo. Per chi se lo stesse chiedendo, il vano batterie è all'interno di questo tubo del calcio blu. Voi andate a svitare questo buchino a brugola, rimuovete la parte silver e poi dopo andate a buttarci dentro le batterie. Nota di merito al vano batterie, perché ci stanno delle batterie veramente lunghe. Visto che è abbastanza sottile, potete metterci quei bei batterioni lunghi. L'unico piccolo problema sono i cavi di alimentazione, che un pochino dovete andarvela a gestire, ma niente di terrificante. Rispondo anche a chi probabilmente si sta preoccupando del fatto che questo affare non sia regolabile. Potete stare tranquilli, in quanto benché non sia regolabile è di dimensione appropriata per l'imbracciamento e non è affatto scomodo, anzi trova subito il suo posto all'interno della spalla e per quanto quello che riguarda me, con i calci regolabili avete sempre un po' di gioco. Avete presente quando il calcio si muove, fa quel rumoretto? Ecco, io lo detesto. Tutti i giochi all'interno del fucile mi danno da fare, anche quelli necessari. Qui invece è un blocco unico, bello saldo, che mi piace veramente veramente tanto. Muovendoci più avanti troviamo questa bellissima leva d'armamento, veramente carina, ovviamente sportellino da scover funzionante. L'altra cosa vantaggiosa è che è per ambidestri, quindi potete tirarla da una parte o dall'altra. L'otturatore e il da scover sono ovviamente funzionanti, quindi se io adesso lo vado a chiudere, ovviamente avete il tastino gustoso. Io vado a chiudere questo qui e quando tiro la leva d'armamento non solo si apre lo sportellino, ma l'otturatore rimane aperto. Quando vado a premere il bolt release, questo si va a chiudere. Molto secco, mi piace molto. Tra l'altro, a differenza di quelli da M4 solito, è facile da trovare, facile da premere, non ha giochi, non ha niente, è veramente secco e il fucile funziona come un orologio svizzero. Nota di merito anche il selettore di fuoco, che non è il vostro solito 90 gradi ma è a 45 l'angolo. Come potete vedere, così è in sicura, fuoco semiautomatico e automatico. Molto molto carino, perché vi evita di dover fare quei giri di pollice per portarlo dalla parte opposta. Molto interessante anche l'impugnatura, che è un pochino più incazzata tipo pistola, ovviamente in modo tale che il fucile sia più aggressivo, per spingere insomma. È tutta in alluminio, non è questa volta in plastica, è una cosa che si vede veramente veramente di rado, in quanto che io sappia non ci sono molti fucili che possono vantare una cosa simile. Ne approfitto per parlarvi anche dei materiali. Lo appoggio un secondo perché mi sto smontando una spalla a tenerlo a questa altezza. Il fucile è fatto interamente in alluminio, metallo e polimero rinforzato. Il polimero rinforzato lo troviamo solamente nel magwell dei caricatori, quindi questa bellissima fascia intorno che vi permette di infilare il caricatore in maniera più semplice, in quanto lo spazio che avete per beccarci è più ampio, e lo sportellino della scover. E rimanendo sempre in zona troviamo questo grilletto dorato, molto molto carino. Il fucile è veramente reattivo, ma di questo ne parliamo poi dopo. Per le tacche di mira invece troviamo le solite tacche di mira GNG, molto carine, ovviamente regolabili e flip up. Prima di parlare della tacca di mira frontale, ne approfitto per parlarvi del paramano, quindi del RIS, interamente in alluminio, bello pieno, bello duro, bello solido. Getting cock. Per quanto riguarda invece gli attacchi, c'è un però, ovvero, come potete vedere, questi qui a 45 gradi montano en bloc, vedete come sono sottili, mentre questi qua laterali sono solamente per bellezza e per alleggerire ovviamente il RIS. In quanto, visto che è un fucile da competizione, non è necessario andare a riempirlo di 200 accessori e ce la si può fare semplicemente montandoli sugli attacchi a 45 gradi oppure lì in punta. Troviamo infatti, come potete vedere, l'attacco anche qui. E l'altra cosa fighissima è questo spegnifiamma dedicato a Cobalt, che è veramente veramente bello, ragazzi. Guardate quanto cazzo è
arrogante. Una cosa che non mi ha fatto impazzire è la presenza degli attacchi cinghia, che è un pochino scarsa da un certo punto di vista, perlomeno per le cinghie che utilizzo io. Infatti ne troviamo due di attacchi cinghia, uno qui e uno qui sul RIS, mentre nella parte invece posteriore del fucile li troviamo solamente sul calcio, ma sono di quelli dove va fatta passare la fettuccina. Sostanzialmente non abbiamo quegli attacchi soliti che siamo soliti appunto trovare su questo genere di fucili. Prima di spostarsi sugli interni però è importante definire quanto pesa questo fucile e quanto è lungo, e qui c'è un altro punto un pochino a suo sfavore. Questa bellezza pesa 3740 grammi, ovvero 3 kg e 700 passa grammi. È abbastanza pesante, anche perché dovete tener conto che pesa 1740 grammi vuoto. Il peso normale di un M4 normalmente è intorno ai 2 kg. C'è da dire però una cosa a suo vantaggio, che essendo il fucile molto lungo, infatti è quasi un metro, 940 mm per l'esattezza, quando lo andate a impugnare non sentite tutti e 3740 grammi di fucile in un unico punto, ma è ben sviluppato, ben bilanciato, e questo fa sì che quando lo tenete in mano disperdete tutto il suo peso su tutte le braccia, non solo sul davanti e non solo sul dietro. In poche parole, quando siete in puntamento non lo sentite, ed è molto molto bella come cosa, perché vi serve poter andare in puntamento velocemente e poter controllare il fucile in maniera comoda, e questo fucile è stato progettato apposta per quello. Coperti gli esterni, passiamo adesso agli interni. Per quanto riguarda gli interni, è sostanzialmente un G&G di fascia alta, quindi ha tutte quelle caratteristiche tipiche dei G&G di fascia alta. Monta infatti un motore Ifrit da 25.000 giri, quindi ottimo per mantenere il fucile attivo e reattivo. Un gearbox standard sempre da G&G di fascia alta, che vi garantisce funzionalità alte e di non sgranare. Tutto questo è controllato dalla centralina programmabile della serie Advanced di G&G, e è abbastanza affidabile anche se non ha un'altissimissima resistenza. Quindi le prestazioni sono al top, la resistenza andrebbe un po' rivista. Non avere degli interni iper mega pompati o modificati, e anche predisposti per essere modificati, è stata ovviamente un'ottima scelta, in quanto su questo tipo di fucile è opportuno andare poi a fare determinate modifiche, tipo la nostra MC3, per farne un esempio, di cui non preoccupatevi, uscirà un video a breve in cui vi spiegheremo sostanzialmente quali sono le modifiche da fare su un fucile. Vuoi un pugno? Vuoi un pugno? In sostanza è un ottimo fucile con un'alta reattività e un'ottima precisione, che già di fabbrica spara 26 pallini al secondo, quindi è un bel laser sostanzialmente, che può essere poi andato a modificare come preferite a seconda delle evenienze. Bene, finito quindi anche con gli interni, possiamo passare invece alle cose extra, quindi alle features più croccanti, ovvero lo sgancio caricatore che cade esattamente quando avete finito i colpi, che è poesia, gusto, incredibile. Bene, siamo arrivati quindi alla ciccia del video, a quello che tutti voi volevate vedere, sentire, croccantare, ovvero lo sgancio dei caricatori. Cosa succede sostanzialmente? Ve l'ho già fatto vedere prima, ve lo ripeto brevemente: quando andate a sparare con questa bellezza, con questi caricatori che sono dedicati, quindi funziona esclusivamente con i caricatori dedicati G&G, ovviamente della sua serie, questi con questo bellissimo loghino semi post apocalisse devastante. What a lovely day! Quando finite i colpi, nel secondo in cui finite i colpi, cosa succede? Il caricatore si stacca, quindi in automatico questo cade per terra, il fucile smette anche di sparare come in un'arma vera, giustamente, e ovviamente vi permette di ricaricare molto più velocemente, in quanto il dito non si stacca mai dal grilletto, ma solamente la mano che in generale vi mettete nel culo non deve andare quindi a staccare il caricatore, ma semplicemente va a prendere un altro caricatore e lo butta dentro. C'è la possibilità ovviamente di disattivare questa feature, se è opportuno disattivarla, quando utilizzate caricatori normali, in quanto sì, monta anche caricatori normali, non c'è il bisogno di comprare esclusivamente caricatori dedicati. Ovviamente però è opportuno andarla a disattivare, perché sennò il fucile va in confusione e c'è la possibilità di arrivare a rotture o malfunzionamenti. Per quelli di voi che stanno per dire ma le armi davvero non funzionano così, vi dico che il modello vero di questo fucile, ovvero il Cobalt, invece funziona esattamente così, perché essendo pensato per il tiro dinamico permette di risparmiare all'operatore il tempo che serve per tanto staccare il dito dal grilletto, premere il tasto di rilascio caricatore, con l'altra mano pensare che deve andare a prendere un caricatore, eccetera eccetera. Quindi il modello vero funziona esattamente come questo. A proposito però di questa cosa, alcuni di voi giustamente adesso mi staranno dicendo ma i caricatori costano un botto, se li faccio cadere per terra sono cazzi. E in realtà qui hanno anche abbastanza ragione. Infatti consigliamo di prendere un estrattore rapido morbido da attaccare qui dietro, di quelli un pochino gomminati, Magpul o simili, in modo tale che quando il caricatore va a cadere per terra non arrivi proprio diretto di testa con i denti sul marciapiede. American History X, giusto per farci demonetizzare il video, e atterrino in maniera un pochino più morbida e quindi non si vadano a spaccare. Passiamo adesso alle conclusioni finali e al botto. Wow.
siamo giunti quindi alla votazione e alle mie conclusioni finali. Ecco qui, i voti sono apparsi a schermo in questo momento medesimo e partiamo a denunciarvi perché gli abbiamo dato un 9.14. Ovviamente la votazione è alta, ragazzi, un fucile coi contro cojones. Siamo giusti, siamo critici, siamo rompicoglioni, ma quando un fucile se lo merita, gli diamo il voto che merita. Prima cosa che non mi ha fatto impazzire è il grilletto, in quanto questo colore oro non l'ho ben capito. Ci sarebbe stato bene, a nostro parere, o un nero, bello nero, oppure una ripresa del colore cobalto che c'è qui davanti, mentre è oro e tra l'altro non è un fast trigger. Su questo fucile ci voleva tassativamente un fast trigger perché era perfettamente in linea con il fucile vero e il suo stile. Poi lì sono scelte design. Altra cosa che non ci ha fatto impazzire sono i materiali, che sì, sono di ottima qualità, sì, funzionano perfettamente, ma è veramente troppo metallo, cioè troppo alluminio, è tutto alluminio questo fucile e pesa un pochino tanto, e sì, lì mi ha fatto un po' storcere il naso. Infine, per quanto riguarda il prezzo, sì, il fucile offre delle prestazioni veramente alte, veramente preciso, però costa veramente tanto e gli interni non è che sono completamente in linea con quanto costa, in quanto la centralina G&G, vaffanculo la centralina G&G. No, ah! Cioè, nel senso, preferisco avere una centralina o non avere la centralina e poi ci sbatto dentro io quello che dico io, piuttosto che pagare un plus per qualcosa che non è affidabile. In America posso sposare un fucile? Penso di sì, un gender bender. Ovviamente non fatevi spaventare, purtroppo dobbiamo sempre mettere in coda, no, quelle cose che un po' ci hanno fatto storcere il naso, ma il voto è estremamente alto. È un fucile veramente interessante, che fa qualcosa di nuovo, che offre delle features veramente particolari. Quindi non fatevi bloccare, vi consiglio caldamente di prenderlo sotto mano, perché è veramente un gran cacchio di fucile che offre qualcosa che non fa nessuno. Qui da Red è sostanzialmente tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, controllare il link in descrizione. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti del video. Vi ricordo semplicemente che, visto che è sabato, sabato esco di casa con il bavaglino, ovvero visto che è sabato, ci sono le offerte del sabato sul sito Monopoly Soft Air. Trovate il link in descrizione. Ci troverete 6 prodotti in sottocosto, quasi sotto prezzo, quasi, attenzione, però ci sono 6 prodotti che potrebbero interessarvi a un prezzo veramente scontatissimo. Andate a darci un'occhiata e nelle post-credit scene troverete la Forty Mike in testa a qualcuno. Stay angry. Tre, due.